Buonasera e benvenuti ad un'altra onda piena di arte. Questa sera iniziamo il nostro viaggio tra i vari movimenti artistici, immergendoci nelle acque di un'epoca di profondi cambiamenti nel mondo dell'arte, il primo Novecento. Nei primi due decenni del Novecento, infatti, l'arte ha vissuto una delle fasi più esplosive, con il susseguirsi di tanti movimenti artistici di breve durata che hanno letteralmente sconvolto il linguaggio dell'arte. Sto parlando delle travolgenti, frenetiche e rivoluzionarie avanguardie storiche. Queste avanguardie, rompendo con l'arte del passato, hanno lasciato libero l'artista di esprimere la propria creatività, andando oltre il reale visibile, come dicevamo la scorsa volta, per cercare di indagare nel più complesso reale interiore. La prima di queste avanguardie è l'espressionismo, che irrompe sulla scena artistica come un barattolo di vernice lanciato in faccia al pubblico, come ebbe modo di dire un critico d'arte quando vide un gruppo di opere esposte al tradizionale Salon d'Automne di Parigi nel 1905. Un altro critico d'arte, invece, guardando queste stesse opere a fianco ad opere più classiche, più tradizionali, invece disse: Donatello è finito in mezzo alle belve. E proprio questa definizione, le belve, che in francese si traduce con le fauves, che nasce l'espressionismo francese, contemporaneamente all'espressionismo tedesco che nasce con il movimento Il Ponte di Ebruck, sempre nel 1905 appunto. Quindi il protagonista è il colore puro. L'esplosione di colori, questi colori contrastanti che emergono grazie alla semplificazione della forma e che esprimono in Francia la gioia di vivere, l'energia vitale che anima il mondo, la vitalità. Basti pensare a Matisse, alle sue opere, una su tutte, la danza. Invece in Germania questo stesso colore violento invece esprime angoscia, solitudine, sofferenza, il dolore universale che governa ogni cosa. E pensiamo per esempio al celeberrimo urlo di Munch, dove sono i colori stessi ad urlare, ma pensiamo anche alle opere di Kirchner, con queste figure deformate, queste forme spigolose, questo colore innaturale, questo spazio piatto. E quindi diciamo che l'arte ha iniziato il suo inarrestabile cambiamento, e tanto che due anni dopo un certo Pablo Picasso esporrà un quadro che farà la storia e darà inizio alla seconda travolgente e rivoluzionaria avanguardia, ma di questa ne parleremo nella prossima onda d'arte. Grazie e a presto.